Bentornati in redazione, nuovo approfondimento su Radio Gold. Questa volta presentiamo un interessante evento organizzato da Unitalsi. Percorsi oltre le diversità, percorrere la verità nella carità. Sono due gli appuntamenti, il 6 marzo e il 16 marzo a Fabriano. Ospiti nei nostri studi Emanuela Fraboni, presidente della sottosezione Unitalsi di Fabriano. Benvenuta. Poi Grazie. abbiamo Roberto Rosati, vicepresidente, e marito e moglie che affiancano la squadra dirigenziale dell'Unitalsi, Sergio Guidi e Giuliana Calcagni. Benvenuti a tutti quanti. Grazie. Roberto, iniziamo con te. Che cos'è l'Unitalsi e cosa fa durante l'anno anche a Fabriano? Allora, l'Unitalsi, letteralmente Unione Nazionale Trasporto Ammalati, Lourdes e Santuari Internazionali. È un'associazione di volontari, opera a Fabriano da molto tempo, la sua sede è in via Berti. A Fabriano si organizzano a volte degli incontri, sono stati organizzati incontri di catechesi. L'Unitalsi di Fabriano si occupa soprattutto del trasporto dei malati, disabili e di tutti coloro che hanno bisogno. Bene Roberto, ma entriamo nel dettaglio perché durante l'anno sono tante le attività, ma questa volta il vostro obiettivo con questo convegno è anche quello di farvi conoscere. Perché è importante una realtà come Unitalsi? L'Unitalsi è importante per il semplice fatto che non esiste un'altra associazione simile o uguale all'Unitalsi, vale a dire è un'associazione di volontari, aiuta laddove non si può arrivare, magari dove il sociale, dove il pubblico, dove altre strutture non riescono ad arrivare. L'Unitalsi con i suoi mezzi, che a volte magari un po' carenti, ma non per colpa nostra, perché comunque voglio dire l'Unitalsi si supporta assolutamente con offerte, con donazioni da parte di privati, quindi riusciamo ad intervenire laddove ci sono delle lacune, quindi soprattutto, ripeto, per il supporto il supporto e il trasporto dei malati, disabili e di tutti coloro appunto che hanno bisogno. Emanuela, il 6 marzo l'appuntamento è a partire dalle ore 9:30 al Teatro Gentile. Cosa accadrà in quelle ore proprio al Teatro Gentile? Avremo le scuole superiori che saranno presenti e ci sarà ecco, però la testimonianza di Simona Zori, una ragazza diversamente abile, cioè nata senza le braccia, che con la sua forza di volontà ha fatto grandi cose. Ospite anche Simon Art con Dance Company, frate Alessandro, la voce da Assisi, accompagnato dal maestro Giuseppe Papaleo. Un appuntamento importante, è già tutto esaurito il Teatro Gentile per Sì, questa è mattina? E tutto esaurito. questa è una bella soddisfazione, Grande immagino. soddisfazione. Sergio, il 16 marzo l'appuntamento principale è alle ore 16:30, sempre al Teatro Gentile, invitiamo tutta la cittadinanza. Cosa succederà? E niente, vengono degli ospiti importanti come Rita Coruzzi, una ragazza disabile che ha conosciuto l'associazione, l'Unitalsi, e ha scritto un libro a riguardo. E poi ci sarà Danila Castelli, che è la 69ª Miracolata di Lourdes. E poi ecco, c'è l'orchestra della Concordia diretta dal maestro Marco Agostinelli. Abbiamo poi anche il quintetto Fabriano Pro Musica, Raffaele Pastore e Paola Blasi Tango, le testimonianze degli amici dell'Unitalsi di Fabriano, il coro dei bambini di Santa Maria diretti dal maestro Papaleo. Il pomeriggio è condotto dal giornalista Rai Paolo Notari. L'assegnazione dei posti avverrà tramite biglietti da ritirare presso la sede Unitalsi venerdì 14 marzo dalle 17 alle 19, ma c'è tempo anche sabato 15 dalle 10 alle 12 e domenica 16 marzo a partire dalle ore 14:30 presso il botteghino del Teatro Gentile. Roberto, ma perché è importante partecipare? Proviamo a invogliare i nostri radioascoltatori. Questa è un'iniziativa ad ampio spettro, vale a dire che coinvolge tutta una serie di personalità del mondo sociale, molte associazioni. È un momento di incontro, è un momento anche di verifica, è un momento di sensibilizzazione, di visibilità per noi dell'Unitalsi. Effettivamente non abbiamo mai avuto queste possibilità qua. Sì, speriamo di diciamo, sfruttarle e ottimizzarle al massimo. E ci tengo a sottolineare che tutte queste persone sono presenti il 16 marzo e il 6 marzo a Fabriano in maniera del tutto spontanea, vale a dire non ci hanno richiesto alcun compenso.
Sì, penso che questa sia un'occasione per Fabriano per comunque confrontarsi con anche altre realtà nazionali. Abbiamo dei personaggi del mondo anche dello spettacolo, comunque sia. Simona Zori è una ballerina disabile senza gli arti superiori. E frate Alessandro è un frate, è un cantante sostanzialmente, un lirico. L'Orchestra Concordia è un'orchestra fatta di elementi locali, maestri e professori di conservatorio. Poi abbiamo una valente coppia di tango, Raffaele Pastore e Paola Blasi. L'invito è per il 16 marzo, sicuramente per un pomeriggio diverso, per un pomeriggio in simpatia, per un pomeriggio di cordialità, comunque sia per stare insieme ai nostri amici disabili e a tutti coloro comunque che in un modo o nell'altro hanno a che fare con il mondo del volontariato. Sì, due appuntamenti assolutamente con ingresso gratuito. La mattina del giovedì 6 marzo alle 9.30, la domenica pomeriggio il 16 marzo alle 16.30. Dimenticavo che la mattina in cattedrale alle 11.15 sarà concelebrata una messa con Sua Eccellenza il Vescovo. Perfetto Roberto, ricordiamo allora nuovamente ai nostri radioascoltatori giovedì 6 marzo dalle ore 9.30 una mattinata di approfondimento e musica con le scuole e poi domenica 16 marzo dalle ore 16.30 Teatro Gentile, tanti ospiti, tanta musica, tante testimonianze, tutto ad ingresso gratuito. Per maggiori informazioni contattate anche la sede Unitalsi al numero 0732 629326, c'è anche un indirizzo mail unitalsi-fabriano@virgilio.it oppure www.unitalsifabriano.it. Allora l'appuntamento quando è Roberto? 6 e 16 allora, marzo. L'appuntamento è il 6 marzo alle 9.30 e il 16 marzo alle 16.30. Se mi è concesso vorrei concludere in sintesi dicendo che ci auguriamo che questa sia per noi comunque una bella occasione per far conoscere meglio l'Unitalsi a Fabriano. Soprattutto, e questo è il nostro scopo, se riusciamo ad avvicinare i giovani al volontariato perché può essere una risorsa per la loro inquietudine, a volte per la loro solitudine. Consiglierei allora un pellegrinaggio a Lourdes con il treno dei malati, certo che aprirebbe loro una diversa visione del mondo. Roberto, una curiosità in chiusura rapidamente, ma è difficile avvicinare oggi i giovani di Fabriano al volontariato o no? Ma credo di no, secondo me l'importante è organizzare tra l'altro manifestazioni come questa qui, i giovani sono molto sensibili, probabilmente c'è una colpa da entrambe le parti, vale a dire non troviamo il modo di, o comunque non lo usiamo spesso, il modo di entrare dentro di loro, nelle loro coscienze, nelle loro problematiche, perché secondo me i giovani saranno molto recettivi. Il messaggio è chiarissimo, percorsi oltre le diversità, percorrere la verità nella carità al Teatro Gentile 6 e 16 marzo. Grazie a Emanuela Fraboni, Roberto Rosati, Sergio Guidi e Giuliana Calcagni, li ritroveremo in studio per i prossimi eventi. Buon proseguimento, buona preparazione e andate a prenotare il biglietto. Grazie a tutti per averci seguito.